Ciao a tutti, buongiorno, vi ricordate di me? Sono Sebastian, sono il poliglotta messicano. In questa volta ci troviamo nella biblioteca José Vasconcelos, che è stata costruita nel sessenio del presidente Vicente Fox, che ha governato qui in Messico dal 2000 al 2006. In questo ambiente troppo letterario tra i libri, voglio parlarvi di un tema troppo interessante. E vedere se le donne e le lingue abbiano qualcosa in comune. Già nel video in italiano ho spiegato come le donne sono state una parte troppo importante nel mio imparamento delle lingue. Ma questa volta voglio vedere se c'è una relazione, se ci sia una relazione. Immaginatevi che passa frente a voi una ragazza troppo bellissima, la ragazza più bella che voi abbiate visto. Allora, cosa fate voi? Siate sinceri con voi stessi. Rimani nello stesso posto o vai e le parli. Sicuramente hai scelto la prima opzione, che è normale perché non ci sei abituato, non sei abituato, e allora non, questo mi occorrevo al principio. Allora, scusate, e se guardate questo grafico, tu ti trovi qua, che è la zona che si chiama la zona di comfort. Uno sbaglio in spagnolo, un perdono per voi, dove qua nella zona di comfort si trova il tuo gruppo di amici, anche le ragazze che già conosci o con lo che già ti sei abituato. Ma per me dove occorre la magia è qua. Ma si vedi, la zona di comfort è abbastanza bene, ma è un microcosmos, non è troppo grande. Allora dove occorre la magia è dove, se tu vai fuori dalla zona di comfort, è dove occorre la magia. Aquí conosci ragazze belle o interessanti, anche fai nuovi amici, fai nuove amiche, forse, chi lo sa, diventerai un nuovo sposo con una di loro, anche forse rideranno di te, ma ci sarà sempre un imparamento. Ma non è tutto gratis. Tu devi, se tu vai fuori, c'è una cosa che si chiama la pressione sociale. Tu l'hai sentito, no? Sì, questa voce fastidiosa che ti dice: ah, lo farà, non potrai farlo, farai il ridicolo, tu sei troppo brutto. E soprattutto lo chiamano il cosa diranno. Anche c'è la paura a fare il ridicolo, o senti che tu sei guardato da tutti. Al principio tu... la pressione sociale sarà troppo forte che ti frenerà, che ti porterà fuori il tuo coraggio. Ma se tu la ignori per un attimo, tu potrai arrivare a questa zona dove occorre la magia, che non è, è tangibile, non fisicamente, ma nel tuo cervello. Il processo è molto similare in quando tu vuoi imparare o praticare le lingue. C'è anche un grafico che ho fatto, che è qua la zona di comfort, che sono le lingue che già parli, o che è la lingua che stai imparando ma soltanto in lezione o da solo, perché ci siamo tanti poliglotti che siamo autodidatti. Anche c'è il gruppo di persone con cui pratici sul Skype o sul internet. Anche si trovano gli amici fatti prima. Ma immagina che tu hai che passa in fronte da te uno straniero la cui madrelingua è quella che stai studiando in quello momento. Ma ci saranno delle voci che verranno da te e ti diranno: oh, ancora non parli bene, o non hai un buon livello. Ci sarà anche il cosa diranno, anche c'è la paura di che tutti ti guardino, o che tutti ti esaminino, o di fare il ridicolo.
Ma se tu ignori tutto questo che è un po' simile al processo di conoscere le ragazze belle, tu arriverai alla zona dove corre tutta la magia, che tu trovi persone interessanti, anche pratici le lingue, ma anche qualche persona ride da te. Io ho avuto delle esperienze cattive e buone, come voi avete visto nell'intervista con altro poliglota messicano che è Julio César. Salve Julio César. Ma sempre ci sarà un imparamento, e questo imparamento è un premio al tuo sforzo, perché è indescrittibile questo, vedere questo. E allora avete visto che questi diagrammi sono forse similari, perché è lo stesso processo, e mi piace anche superarlo. Ho guardato dei video per esempio del poliglota irlandese Benny Lewis, che se mi stai guardando un saluto, anche della Oshu o Moses McCormick, che dicono che la timidezza non ti lascia avanzare, non ti lascia andare avanti. Perché? Perché non ti lascia arrivare al posto dove tu vuoi arrivare. È come un circolo vizioso dove tu dici a te stesso: ma sono troppo timido per parlare con questa ragazza o con questa persona. E il cervello è come un computer che non te ne discute niente, e allora non ti lascia avanzare. Ma se tu vuoi, se tu dici: io posso perché sono una persona molto capace, sono una persona troppo abile, allora tu potrai arrivare al punto dove tu vuoi arrivare. E non è un processo troppo difficile. E nel video di Level Up, tra Benny Lewis e Moses McCormick, diceva questo poliglota irlandese che è soltanto andare dalla persona che tu vuoi, è soltanto aprire la bocca. Non è abbastanza difficile, è come un video, è simile a un videogioco, che tu ancora ce ne hai tante vite. Anche cosa voglio dire di più, che è un po' difficile, io lo so, perché non siamo abituati, soltanto i poliglotta naturali, che cioè le persone triangolari, che sono le persone che, per esempio, la sua madre è di un paese, il padre è di un altro, e anche la ma vivono insieme in un altro posto. Per esempio, supponiamo che una persona, la sua madre è francese, il suo padre è statunitense, e vivono insieme a Giappone, e questa persona parlerà con fluenza inglese, francese e giapponese. Ma ritorno al tema: queste persone non hanno quel bisogno di praticare con altre persone, perché già è inerente alla sua formazione. Ma molti di noi che siamo poliglotti fatte, dobbiamo praticare, dobbiamo passare per questo processo. E perciò voglio dare 6 tips per perdere questa paura. Prima, va in un supermercato, un centro commerciale, e parla con 10 persone. Fallo per una settimana. Allora, questo sarà 10 persone per 7 giorni. Allora ne parlerai con 70. E al principio sarà un po' difficile, perché non sei abituato. In un video dicono che l'imparamento è tutto questo contatto che hai con un mondo nuovo. Ma al principio sarà molto difficile, non lo farei bene, ti sentirei troppo ridicolo. E la seguente volta già dividerai un po' meno,
e così continuerai fino a che tu già ci sei abituato. E questo fallo per una settimana, conoscerai 70 persone e l'importante è che tu parli. Due, non importa il tema, tu parla. Il terzo tip, non importa il tuo livello, tu parla. Il quarto, non importa se questa persona non vuole parlare con te, ce ne sono tante che vogliono ascoltare, vogliono sentire come parla uno straniero la sua lingua, ma non lasciare parlare. La quinta, pedele a questa persona che ti dica i tuoi sbagli, ma sempre parli. La sesta, fa lo stesso con le ragazze, perché già ci sarai abituato. E se tu fai questi tips, vedrai che le tue abilità sociali diventeranno troppo ottime e tu io ho la confidenza che tu lo farai. Se io ho potuto farlo, che tu non potrai farlo, non potrai farlo. E adesso voglio farvi un piccolo annuncio, perché fra 2 settimane non caricherò nessun video, perché lavorerò come volontario nella Coppa Mondiale per le persone senza tetto, che sono persone che sono stati violati, non hanno casa, non hanno un letto per dormire. E una Coppa Mondiale di calcio, lavorerò forse come guida delle squadre, non so ancora quale squadra io lavorerò per questo, ma spero di fare qualche video, perché forse andrò in Pachuca, in Teotihuacan, e potrete vedere nel mio Facebook che vi darò un po' sotto, potrete vedere le foto. E allora, se voi avete fino qua è tutto. Se voi avete qualche dubbio, non dubbiate in scriverla. E ciao.